è appena finito il primo tempo di Cremonese-Modena, 0-0, Modena in 10 per il cartellino rosso di Magnino, che ha lasciato i modenesi in 10 a inizio partita. Primo tempo di una gara con molte riserve in campo da una parte e dall'altra, non troppo convincente da parte della Cremonese, che ha vissuto di fiammate, ha colpito un palo con buon aiuto, ha avuto qualche occasione, ma non è riuscito a imporre il suo gioco neanche 11 contro 10 in modo chiaro. Anzi, dietro Vasquez ha commesso degli errori abbastanza evidenti, anche Aivo ha ballato abbastanza e il Modena ha avuto delle occasioni importanti che non ha concretizzato. E anche davanti la Cremonese deve essere più decisa nel prendere in mano la partita, provare anche a calciare di più. Sembra quasi che vogliamo entrare in porta col pallone a volte, e alcuni giocatori si vede che hanno un po' di ruggine da togliersi. Le iniziative migliori sono venute probabilmente da buon aiuto, però appunto primo tempo da non bocciare completamente, ma neanche da promuovere, non una Cremonese brillante. Vediamo cosa succederà nel secondo tempo. Dallo Zini per ora è tutto.